Buonasera amici di Tele Tricolore e di Basket Time, puntata estiva, puntata particolare, non la classica puntata di Basket Time. Abbiamo fatto lo speciale mercato proprio 10 giorni fa da Piazza Prampolini e vi ringraziamo anche insomma per la grande partecipazione. Stasera è una puntata un po' particolare nel senso che non avrà lo stesso filone delle classiche puntate di Basket Time durante la stagione, però sarà assolutamente pregna di contenuti. Perché? Perché quella di questa sera è un'intervista alla vigilia dell'inizio delle ostilità, perché mancano davvero pochi giorni alla ripresa al raduno e poi la ripresa di fatto della stagione ufficiale 2024-2025 della Una Hotels. E allora abbiamo con noi la persona che di fatto questa squadra insieme ai suoi collaboratori l'ha costruita e sarà sicuramente il primo che attenderà con ansia di vederla all'opera. E allora lo introduciamo subito e lo ringraziamo per questa chiacchierata, Claudio Coldevella, General Manager di Pallacanestro Reggiana. Grazie Claudio per essere qui con noi. Grazie a te Alessandro, buonasera a te, buonasera ai telespettatori, è un piacere essere qui e grazie per l'invito. Claudio, parto dalle tensioni di un'estate che di solito per chi costruisce le squadre, gestisce la società è forse più lavoro rispetto alla fine della stagione. Insomma, è stata una stagione entusiasmante la scorsa, diciamo che è stata forse anche più entusiasmante di quello che tutti si aspettavano, ma che sicuramente tutti ci auguravamo. Adesso è arrivata l'estate, che è stata estata, un'estate di lavoro, ma con anche delle pianificazioni che avete iniziato a fare l'anno scorso e che hanno portato insomma a costruire la squadra e a finirla entro fine luglio. Regola numero uno, dopo una stagione è cancella tutto quello che è stato, riparti da zero, non dare niente per scontato, cerca di rifare le stesse cose che hai fatto con la stessa attenzione. È stata sicuramente una stagione soddisfacente da tantissimi punti di vista, sia in campo che fuori dal campo. Siamo stati molto bene, abbiamo sentito veramente i giocatori in primis, il calore del pubblico, un Palabigi sempre pieno, un'atmosfera bellissima che ci è stata riconosciuta da tanti. Abbiamo avuto la possibilità di dare spazio ai giovani, che questo penso sia una delle cose per noi più importanti, e effettivamente tante persone sono rimaste contente e questo penso che sia il nostro obiettivo. Vorremmo fare la stessa cosa il prossimo anno. È difficile dare degli obiettivi che possono essere numerici o di posizione o di altre cose. Avere una squadra che combatte, che sta bene in campo, che crea una chimica con il proprio pubblico, con tutte le persone che sono attorno, ma non solo al Palabigi ma anche in città, nel proprio territorio, perché noi siamo un'espressione del territorio. Questa è una cosa che ce lo diciamo spesso, perché è una delle nostre mission da questo punto di vista, per cui dovremmo farlo con la massima attenzione. Ed è stata, vado un po' alla risposta alla tua domanda, è stata sicuramente un'estate, come tutte le estati, impegnativa, perché il mondo dello sport è così, è molto frenetico. È la sensazione veramente che abbiamo finito poco fa e già adesso dobbiamo ripartire. Le regole sono queste, che alla fine c'è sicuramente un turnover di persone, di giocatori, che tante volte è anche difficile evitare, tante volte può essere utile. Sicuramente non siamo partiti da zero come era stato l'anno prima, anche se devo essere sincero che quest'anno in alcuni casi ci siamo sentiti dire qualche no, ed è fa parte di questo lavoro. Non penso che ci sia una squadra in Europa, ma non solo in Europa, nel mondo, che tutti gli obiettivi sempre li porta a casa. Però alla fine abbiamo costruito quello che volevamo, come ho detto, l'obiettivo primario non solo nostro ma della proprietà, ma anche dei tifosi, perché io spesso mi metto nei panni dei tifosi, che magari non è semplice capire quelle che sono le regole. Facciamo fatica noi addetti ai lavori capire quando fai le coppe, quando non fai le coppe. Cerchiamo di rendere il tutto più semplice mantenendo i giocatori, che sono dei propri veri beniamini. Abbiamo fatto per un buonissimo gruppo, abbiamo mantenuto gli italiani, tranne Alessandro, insomma gli altri sono rimasti compiacevoli, perché siamo stati ben impressionati dalla dedizione, all'attaccamento che hanno avuto l'anno scorso per cercare di creare quel gruppo di lavoro che per noi è fondamentale. E poi abbiamo cercato anche di mantenere un po' alcuni stranieri, ci siamo riusciti con Jamar e con Momo, che non era una cosa scontata. E poi insomma abbiamo fatto un po' di mercato, perché erano anche i nostri obiettivi questi.
E allora parto da questo. Tu in un incontro che hai fatto con la stampa a fine anno avevi detto ci sono due giocatori che proveremo a trattenere, ma che sia ben chiaro non sarà facile. E ovviamente parlo di Langston Galloway e di Tarik Black. Avevi anche detto, ed eri stato il primo e pubblicamente te ne do atto, ricordatevi che se Galloway troverà la squadra, sono il primo che augura a Langston di trovare quello che cerca, perché più realista del re, forse avevi capito prima di tutti che sarebbe stato un'impresa impossibile. Allora ti chiedo, rispetto a quello che è stato settimana scorsa, la scelta che ha fatto Langston, che è assolutamente rispettabile da sportivo, ti aspettavi inizialmente qualcosa di diverso o tu su Langston non hai mai avuto realmente l'idea che si potesse davvero rivedere in maglia biancorossa? Allora, cerco sempre di togliere quella parte romantica da dirigente che comunque è fondamentale nello sport, perché alla fine abbiamo a che fare con persone che comunque vivi tantissimo tempo con loro, tanti momenti sia non facili che meno facili, ci sono stati dei momenti difficili. Alcune trasferte che sinceramente entrarono nello spogliatoio e vedere i ragazzi distrutti quasi con le lacrime dopo situazioni non semplici ti fa avvicinare a loro, per cui e grazie a questo tipo di rapporto posso dire che il mio obiettivo, rispondo alla tua domanda, il mio obiettivo era vedere Langston in Eurolega, non ti nascondo questo, la mia speranza anche, perché se questa è la speranza di un giocatore io non devo essere coerente con le mie cose. Io voglio il meglio di una persona che con noi si è comportata non bene, benissimo. Sia lui che la sua famiglia è stato un piacere averli a Reggio Emilia, è stato un piacere vederli in città, avere una relazione speciale con tantissime persone e tantissime organizzazioni. Poi sappiamo quanto Langston e la parte fondazione Langston Galloway, per cui tutte le attività con WeCare che abbiamo fatto, con tutte le attività sociali che abbiamo fatto, lui era sempre in prima linea. Per cui questo legame non mi può non far pensare che io devo volere il meglio per lui, e sapevo quanto per lui fosse importante coronare un po' un sogno di quello di tornare in NBA, non semplicissimo, ma quello anche di andare in Eurolega, e mi è dispiaciuto che non è riuscito. Però sono sicuro che ci andrà prima o poi, perché è un ragazzo che alla fine i suoi obiettivi li porta avanti. È sempre stato molto chiaro con noi, dicendogli, insomma, quello è il mio obiettivo, però non sarebbe stato possibile se fosse ritornato qui a Reggio Emilia, perché entro su alcuni dettagli che magari sono anche questi importanti. Noi abbiamo una nostra filosofia, che è quella che alla fine, quando tu hai un giocatore, deve essere in qualche modo legato a te, sia contrattualmente sia come spirito e obiettivo comune. Questo lo puoi fare durante una stagione. Non sono mai stato un grande fan delle squadre che continuano a cambiare, né durante l'estate, e abbiamo cercato di farlo il più possibile, tutto, neanche durante l'anno. Quest'anno siamo stati in qualche modo, abbiamo deciso in qualche modo, e tutti noi abbiamo, parlo insomma del cambiamento che abbiamo avuto portando qui Tarik e lasciando andare Kevin Hervey durante la stagione, ed è stato un qualcosa che mi auguro, quando iniziamo la stagione, di portare a casa, portare a fine anno tutti i giocatori. Per cui, se un giocatore invece vuole delle opzioni di uscita durante l'anno per andare da qualche parte, non è questa la nostra filosofia. Langston è stato fantastico con noi durante tutto l'anno, abbiamo un rapporto incredibile, abbiamo ricevuto le sue telefonate prima delle sue ultime decisioni, siamo sempre stati molto attivi anche a livello di comunicazione con lui, e posso dire che ritornando indietro avrei aspettato così tanto. Ho qualche dubbio dal punto di vista della parte poco romantica che è in me quando faccio il dirigente, perché sicuramente abbiamo perso delle tempistiche su alcune cose, però per quanto è il rapporto e quando vuoi veramente cercare di fare qualcosa, devi provarci, e noi ci abbiamo provato. Stessa cosa immagino con Tarik Black, però lì ci sono dinamiche di Eurolega che oggettivamente diventano anche difficili da scardinare. Faccio un'altra premessa. È una cosa che mi rende in qualche modo orgoglioso, perché, come dicevo prima, c'è un rapporto che si crea con queste persone, e potrei dirti in ognuno di questi giocatori quello che hanno di speciale e come è stato il loro comportamento ineccepibile nei nostri confronti. Per cui con piacere posso dire che tutti i nostri giocatori che sono andati in altre squadre hanno in qualche modo. Insomma, questo è sempre un lavoro, vorrei ricordare che comunque è un lavoro, ed è un lavoro che dura non tantissimo la carriera di un giocatore. Se sei bravo e stai bene fisicamente, puoi arrivare a 38 anni, se sei estremamente giovane, tu devi massimizzare quella che è parte economica. Il fatto che
i giocatori sono andati in altre squadre, Tarik è andato in Eurolega e tutto, e sicuramente hanno avuto contratti migliori. Personalmente mi fa piacere, dimostra che le scelte erano quelle giuste. Sul discorso di Tarik, lì è un altro discorso che quando cerchiamo di fare le squadre, cerchiamo di mettere insieme le persone, i giocatori, non tanto come metti delle figurine una vicino all'altra, ma è in base a quelle che sono alcune caratteristiche. Langstor era un giocatore fondamentale sia per la gestione dei possessi, sia per alcuni aspetti fisici o meno fisici, per cui dovevamo aspettare in qualche modo di individuare quella che fosse per noi la guardia, per poi iniziare anche a mettere gli altri pezzi del puzzle. Non voglio dimenticarmi altri due giocatori che non sono più a Reggio, che sono stati però parte di una grande stagione, che sono Briante Weber e Darion Atkins. Avete fatto scelte diverse, e allora ti chiedo due parole anche su di loro per chiudere un po' il passato e aprire ufficialmente la stagione nuova. Ti ringrazio perché questa dimostra una bella sensibilità da parte tua e fai anche un bell'assist per parlare di due persone che hanno contribuito tantissimo per quella che è stata la nostra stagione, sia in campo che fuori in campo. Li divido un po' parlando di Dario, come lui e la sua famiglia, un altro bellissimo esempio di un professionista in gambissima che si è legato, poi lo sappiamo, insomma abbiamo avuto testimonianze anche di altre persone che hanno avuto la possibilità di, tramite la scuola dei figli, bambini, riunioni di genitori, classiche scolastiche, poi la vera integrazione con quello che è il tessuto sociale di una città. E in pallacanestro reggiana per noi questa è una priorità, e per cui Langston, Darion è stato fondamentale anche per quella che è la crescita di Momo Faye. Più di una volta abbiamo detto quanto è giusto il bilanciamento tra un ragazzo che in qualche modo deve fare un percorso di crescita, gli devono essere permessi anche degli errori, non deve vivere con l'assillo adesso tanto se gioco mi toglie, se faccio un errore mi toglie, perché non è semplicissimo a 18 anni. E Darion secondo me è stato anche quel fratello maggiore che gli ha dato una bella mano durante la stagione. Poi gli abbiamo aggiunto un altro fratello maggiore dopo, che era Tarik, per cui diciamo da quel punto di vista, e si è vista anche la crescita di Momo durante l'anno. Penso che Momo l'anno scorso ha fatto le scuole medie, le superiori, ha fatto l'università, ha fatto anche quasi un master con quei maestri che aveva vicino, per cui a Darion va veramente un grandissimo ringraziamento. Poi lo dico con un po' un sorriso e un po' di tristezza invece il fatto di Briante, perché anche a dirlo mi emoziono spesso per parlare di Briante, perché è un ragazzo speciale, perché Briante è stato un collante in vari aspetti. Briante è un ragazzo che vive con un'emozione incredibile ogni cosa che fa nella vita, da come scende in campo per allenamento a come si relaziona con te, il fatto che ti abbraccia, è anche fisico nelle sue cose. Mi mancherà il fatto di non vederlo più prima della palla 2, farsi la corsetta, appendersi alla rettina del campo e fare le sue esibizioni e caricare il pubblico, però gli vogliamo gran bene e sarà sempre parte della nostra famiglia, il rapporto è ottimo, il rapporto che si era creato tra lui e coach Prifitis è stato qualcosa di eccezionale. Detto questo, perché si cambia? Sarebbe la domanda. Perché fa parte di questa evoluzione che vogliamo andare avanti? Abbiamo individuato due dei giocatori che poi immagino farà parte anche della nostra conversazione, che in qualche modo ci devono far crescere. Le scelte non sono mai semplici, c'è qualcuno che in qualche modo deve farle. E sono state scelte sicuramente ponderate, pensate nel modo corretto, e tutti noi siamo molto, come si può dire, vogliosi, curiosi di iniziare a lavorare il prima possibile. E allora chiudiamo la stagione scorsa, apriamo quella nuova. Cassius Winston, un giocatore veramente di altissimo livello, un giocatore che era in rampa di lancio per livelli Eurolega, e a Reggio avete fatto un gran lavoro su di lui, possiamo definirlo sicuramente il fiore all'occhiello a livello di nome, e guardandolo dalla parte dei tifosi di questa stagione, che playmaker è? Ti chiedo velocemente di presentarci anche uno per uno, prima partendo da Winston, il giocatore. Filo conduttore di tutti e quattro i giocatori, che penso deve essere anche un nostro modo di operare per quanto riguarda il mercato. Non siamo l'Olympiacos, il Real Madrid, siamo pallacanestro reggiane, siamo orgogliosi, siamo consapevoli di quelli che sono i nostri valori, di staff, di struttura, di attenzione alle persone,
di possibilità di far migliorare i giocatori sia dal punto di vista fisico che tecnico, per cui andiamo alla ricerca di giocatori che in qualche modo vogliono venire a Reggio Emilia con uno spirito anche competitivo dopo una stagione che può essere positiva o meno positiva, ma è una, cioè, ti porti dentro un qualcosa che vuoi comunque fare un passo avanti nella tua carriera. Per cui le età sono queste giuste, sono quelle giuste. Parlando di Cassius, ti dico che è un ragazzo, un giocatore che ho avuto modo di vedere anche in passato, anche dal vivo. Ha fatto una bellissima carriera universitaria, ha fatto molto bene anche insomma, quando ha avuto la possibilità di giocare in NBA. È arrivato in Europa dalla porta principale, parliamo del Bayern Monaco, e di un quintetto base in Eurolega, allenato da Andrea Trinchieri. Poi ha avuto un anno l'anno scorso che forse è andato in cerca di cose. Tante volte le scelte di giocatori non sono semplicissime, tante volte alcune sono inspiegabili. Magari sembrano giuste, poi a fine anno ti accorgi che non sono giuste. Diciamo che il Tofas Bursa l'anno scorso non ha fatto una grandissima stagione, forse com'era il roster di quella squadra non era adatto anche per quelli che erano appunto i giocatori, l'individualità. Noi riteniamo che Kessler sia uno dei pochi playmaker che esistono con una specifica molto ben precisa di quello che riesce comunque a contribuire a livello di passaggi, ma non solo, anche di pericolosità offensiva. Dovremmo essere bravi noi a metterlo in condizioni di poter produrre quello che sa, perché la sua visione, i suoi passaggi, il suo spingere la squadra in contropiede e anche la sua creatività in attacco sono sicuramente di altissimo livello. Gli avete messo di fianco un giocatore che in Italia conoscevamo forse per la versione 1.0, che è Jalen Barford, che ha attivato anche qualche, insomma, dubbio rispetto ai tifosi. È un giocatore, è quello di peso, eccetera. Un giocatore che ha fatto una carriera però in VTB e 3 anni e mezzo in VTB a quei livelli, a quei numeri, sicuramente, secondo me, ma correggimi se sbaglio, dimostrano che questo giocatore è l'evoluzione di quello visto a Pesaro in una stagione anche particolare, difficilmente valutabile come quella che è stata. Che giocatore è diventato oggi Jalen Barford? Lungi da me essere presuntuoso, ci mancherebbe. Posso solo dire che ho lavorato in quel campionato per 4 anni e mezzo. Mi sono fatto belle trasferte nella VTB. La VTB è questa lega. In passato erano soprattutto nei paesi delle ex repubbliche, paesi dell'ex Unione Sovietica. Da 3 anni a questa parte, 2 anni e mezzo a questa parte, invece è solamente squadre russe più l'Astana del Kazakistan. È una lega che in qualche modo è stata oscurata, non voglio entrare su cose, nel senso non se ne parla. Io la seguo invece con grande piacere perché ho tanti amici, perché ho lavorato 4 anni e mezzo all'Unix Kazan, ma non solo, penso al CSKA, agli amici dello Zenit, del Lokomotiv, per cui è sicuramente un campionato dove le squadre hanno ancora grandi possibilità di investimento, non possono più portare un certo tipo di giocatori, però continuano a essere attrattive per alcuni di questi. Barford è stato lì negli ultimi 3 anni, ha fatto non bene, benissimo, in una piazza estremamente difficile come quella del Lokomotiv Kuban, dove ha avuto compagni di altissimo livello, bravissimi allenatori. Mi viene in mente Šekulić, che è l'allenatore della Slovenia di Doncic, ma altri giocatori di alto livello. Per me ha fatto benissimo, è in un momento sia di età, sia di forma fisica, sia di status, di grande crescita, dovuto anche a questi ultimi suoi 3 anni. Mi permetto di dire solo che quando lui è arrivato a Pesaro, è il suo primo anno in Europa, era un ragazzo che usciva da Arkansas, dal college. Quando sei un rookie non è mai facilissimo, per me fece anche un anno discreto, poi si spostò un po' a Cremona, fece una partita a Roma e anche lì, ritorno a dire prima, quanto le scelte di questi giocatori sono importanti. Capisco che alcune scelte vengono dettate non solo da aspetti tecnici, possono essere anche dettate da aspetti economici, però in questo momento è per quella che è la nostra idea di squadra, è un allenatore perfetto da mettere vicino a Cassius, perché ha quella fisicità e quell'atletismo che in qualche modo volevamo, ha quella capacità anche di creare, non sempre con l'utilizzo del pick and roll, anzi, cioè nella pallacanestro moderna si chiama isolamenti, sono le azioni dove in qualche modo il giocatore, per darvi un po' l'idea, quello che l'anno scorso avevamo soprattutto Jamar Smith,
che riusciva a fare, però anche lui sarà uno di quei giocatori che quando la squadra fa un po' di fatica in attacco, che succede spesso, abbiamo visto anche in queste Olimpiadi, quando comunque nel basket moderno vincere la partita a 65 punti te lo potevi permettere quando giocavo io, adesso è molto molto difficile, devi riuscire a creare qualcosa, anche se qualcosa, questo qualcosa non viene dagli schemi, ma i giocatori devono avere quel talento di produrlo. Barford ha sempre dimostrato di essere uno dei giocatori che può fare quello e ci aspettiamo questo. Mi fermo un attimo sul reparto esterni rispetto all'anno scorso, molto più grosso come taglia fisica. Insomma, è una Reggio che poi dovrai anche accoppiarti con gli esterni di Reggio, perché Winston non sarà a 2 metri, ma è bello grosso. Barford l'abbiamo visto, insomma, ed è ancora più ingrossato. C'è Vitali che comunque fisicamente è sempre stato un fattore. Insomma, sugli esterni Reggio è molto molto grossa, anche per riempire un po' l'area in difesa, insomma, anche se non sono casomai dei frombolieri difensivi. Sì, Barford, quello che ci ha impressionato e anche l'informazione che abbiamo avuto parlando anche con il coach dell'Okomoti, avrà anche questa sua disponibilità a difendere, questa sua fisicità, questa sua energia che mette in fase difensiva. E mi fa piacere sentire quello che mi hai detto sulla nostra fisicità, che è una componente della pallacanestro di oggi, che in qualche modo tutti cercano, l'atletismo, la fisicità. Poi ci vorrebbe anche la capacità di saper giocare, trattamento di palla, il tiro da fuori, sono tante le cose. Una coperta che ogni tanto è un po' corta. Forma mentis, noi siamo sempre molto concentrati su quello che è il lavoro e su quello che sono i miglioramenti che possiamo fare. Questa è una cosa che ci mettiamo sempre in testa. Facciamo fatica, almeno adesso, a confrontarci con gli altri. È una cosa che ce lo diciamo sempre, lasciamo stare gli altri, sono i più forti del mondo. Anzi, devo essere sincero che ogni volta, ogni estate, tutte le squadre mi sembrano fortissime, vedo, non so cosa è successo in questo campionato italiano, ci sono due neopromosse, che dir, chiamarle neopromosse è quasi offensivo, che hanno insomma, hanno fatto un bellissimo mercato, questo da tifoso mi fa piacere, vorrà dire che il campionato italiano continua una crescita, però non mi perdo in giri, lo lascio ad altri, di quello di vedere cosa faranno gli altri, quanto saremo. La mentalità, la cultura del nostro club è quella di lavorare ed essere concentrati su noi stessi. Questo lo facciamo, l'abbiamo fatto l'anno scorso, ci siamo trovati al primo giorno, abbiamo detto, noi dobbiamo migliorare ogni giorno deve essere una lotta, ogni allenamento deve essere molto tosto, dobbiamo crescere. E questa crescita si è vista, poi logico ci sono delle cose che devi in qualche modo mettere a posto, dovrai in qualche modo coprire quelle che sono le tue lacune, evidenziare quelle che sono le tue caratteristiche migliori. Però quel fatto che siamo partiti già con una buona base l'anno scorso, con una filosofia, con un allenatore anche che ha saputo veramente mettere, dare la via di quello che è l'etica del lavoro, mi fa stare tranquillo. Salendo di 2 ruoli arriviamo a Juan Chita, un giocatore che anche questo conosciamo per il campionato italiano, un giocatore che io ho definito alla prima esperienza che gli può cambiare la carriera. Ha giocato in squadre seppur buone, però sicuramente con tutto il rispetto di un livello casomai inferiore a pallacanestro reggiana. Viene descritto come un giocatore molto attento e conoscitore del gioco. E correggimi se sbaglio. Sì, tutte le informazioni sono state così, sono state sicuramente ottime. Era un nome che fin dall'inizio il coach era molto, molto attento su di lui per una caratteristica che fa sfelici tutti gli allenatori del mondo, soprattutto in quella posizione 4 di ala grande, e che riesce a aprire il campo, soprattutto con un tiro di altissimo livello. Questo l'ha sempre fatto nella sua carriera. Quando ha avuto degli allenatori molto in gamba, mi viene in mente con coach Repescia a Pesaro, è riuscito anche a inserire qualcos'altro nel suo gioco. È un ragazzo che ha sicuramente una buonissima intelligenza di gioco e questo aiuta. Dovrà essere bravo ad elevare quelle che sono un po' le sue caratteristiche, a portarle a quelle che è l'intensità che noi andremo a chiedere, perché effettivamente le doti sono tutte lì, dovrà essere comunque bravo a metterle anche a frutto a quelle che sono anche le altre componenti e incastrarsi. Il nostro grandissimo lavoro nei primi mesi sarà riuscire a mettere assieme tutti questi ragazzi, sia fuori dal campo con le personalità, con le persone, poi in campo anche a farli essere utili uno per l'altro. Non ultimo in termini temporali arriva Stéphane Gombeau, che l'anno scorso, probabilmente in una stagione dai 2 volti di Sassari, alla fine sapete, il Banco di Sardegna non ha centrato i playoff, però se andiamo a guardare lungo la stagione, probabilmente è stato il giocatore
più costante nel rendimento, un giocatore che mi sembra di poter dire che sai quello che ti può dare, lo dà praticamente sempre, non sarà un lottatore di quelli che ti spacca gli avversari, però ha mano, posizione, gioco, è un roller secondo me con Winston conta, anche lì ti chiedo la razza della scelta di Stéphane Gaubon. Sicuramente una scelta motivata anche da quello che abbiamo sempre detto, di avere un ragazzo giovane come Momo Faye, che faccio una precisazione, è molto difficile arrivare a un certo livello, poi confermarsi non è mai facile, perché se l'anno scorso in qualche modo tutti erano molto sorpresi, questo ragazzo di 18 anni messo in quintetto base che comunque cresceva e faceva bene, non sei più una sorpresa adesso, e quando non sei una sorpresa le persone iniziano ad aspettarsi qualcosa da te, per cui è molto stimolante anche questa crescita. Viviamo anche noi di stimoli, penso che cerchiamo le componenti nei giocatori quando andiamo un po' a cercarli, è questa competitività, questa voglia di migliorarsi. Se non lo siamo noi stessi facciamo fatica, per cui quando vedo quella sticella che si alza personalmente ne sono contento, perché poi insomma la tranquillità diventa un po' noia da quel punto di vista. E Momo sono contento, avrà una bella sfida quest'anno di cercare di confermarsi, di migliorare, perché il futuro è lì, è suo, ha fatto una bella estate, ha fatto dei bei test, ha fatto girato un po' gli Stati Uniti a fare dei provini in giro, ha fatto l'Eurocamp a Treviso. Con alcuni è andati molto bene, provini con alcune sì, assolutamente, NBA. Poi magari a qualcuno non è andato così benissimo, come tutte le cose, nel senso è una cosa positiva, perché devi sempre avere qualche stimolo, no? Devi in qualche modo avere qualcosa che ti spinga. Sta lavorando come un matto, come sempre, ma qui non ci sono dei dubbi, quello deve essere il nostro mantra. Poi abbiamo altri giocatori giovani, per cui la scelta di Stéphane è una scelta di, prima di tutto, se anche i numeri sono sempre più impattanti su quelle che sono le nostre scelte, perché l'analitica, non siamo un club che è super concentrato sulla parte analitica, deve essere in qualche modo uno stimolo, non viviamo di soli numeri, ci mancherebbe, ma viviamo anche di persone. E lui ci ha colpito sul fatto di quelle che sono le qualità e quelli che sono i numeri che ha espresso questo giocatore, che ha delle qualità incredibili, come dici te, però è un giocatore che se veramente prende il suo ruolo come un ruolo di crescita, sia dal punto di vista fisico, e lì sappiamo quanto il nostro staff, sia di preparatori guidato da Sandro Beccardino, sia tutta la parte medica, può farlo crescere, sia dalla parte invece dell'intensità del lavoro, per cui con il coach e con tutti gli assistenti. Se noi riusciamo a fargli fare quello step lì, le qualità sue sono tutte, hai detto te, deve migliorare di durezza, di intensità, per cui cercheremo di ricreare in qualche modo questa intensità in allenamento. Ci aggiungo anche Filippo Gallo, perché secondo me è un giocatore che, a parte l'estate che ha fatto, la stagione che ha fatto, ma l'estate in cui si è confermato con le nazionali, arriva probabilmente anche per provare a iniziare a capire cosa vuol dire giocare su un ruolo a livelli più alti della A2. È un giocatore di sicuro futuro, Filippo Gallo. Lo stacco un attimo da Funk, perché penso che abbiano anche due ruoli diversi, insomma. Bene, io ho una particolarità su quando si parla di giovani, sono estremamente esigente, soprattutto quando sono i nostri giovani, perché è una delle parti più belle del mio lavoro, cercare comunque di investire energie, perché poi insomma con i giovani è una cosa bellissima, vedi la crescita, no? Cercare di indirizzare le cose su un investimento anche per quello che è il futuro di questo club. Aver fatto un investimento con un ragazzo di questa età, con queste qualità e tutto, è un ragazzo che seguivamo tutto l'anno, siamo stati a Piacenza a vederlo, abbiamo avuto modo di incontrarlo, ha tante buone qualità, starà a lui, noi siamo qui, ogni giorno c'erano i preparatori che aprono la palestra molto molto presto, la chiudiamo grazie a Dio, abbiamo la fortuna in qualche modo di avere una gestione con gli amici di Onde Chiare e l'amico Claudio Sarti, che sono sempre molto disponibili nei nostri confronti, per cui tempo ne abbiamo, se i giovani hanno fame e voglia di crescere, noi siamo solo contenti. Claudio, a corredo di questa valutazione della nuova Una Hotels, io leggo Winston, Barford, ci metto anche Michele Vitali, Citam, ci metto Momo assolutamente perché l'ho confermato, Jamar dalla panchina, c'è Gaubon.
non avremo nessuno da 25 a partita, casomai come conosciamo, però ragazzi fanno tutti, possono fare tutti canestro. È difficile poi, se questa squadra trova la quadra, affrontare una squadra con così tante armi. È questa anche un'idea che sta dietro la creazione di questa squadra? Dividere casomai in maniera più equilibrata in tutti i ruoli, anche dalla panchina, il talento? È bello andare già lì col pensiero, ti apprezzo molto questo, come dicevo prima, io invece faccio veramente parto da zero, parto dal primo giorno quando li incontrerò, parto dal momento che gli daremo la classica borsa, sì, il primo saluto, andremo a fare le visite al centro Palmer, il professor Rocchi li valuterà, io c'è, veramente ho questa mia abitudine a forma mentis di non andare così là. Sicuramente c'è uno studio dietro al mettere assieme le persone e i giocatori, come ho detto prima, se non hai tanta fisicità di un giocatore vicino devi mettergli qualcuno, se hai bisogno che un giocatore comunque gioca il pick and roll devi sapere che hai un quattro, sono tutte delle dinamiche che sono state sicuramente studiate. Dalla carta a poi quello che sarà il risultato finale durante l'anno, quando prenderai le imbarcate, che succede ad ogni squadra. Io non conosco una squadra al mondo, forse adesso non voglio tirare una gufata alla squadra statunitense alle Olimpiadi, però probabilmente solo USA Team va sempre vince. Tutto il mondo, che ti chiami Boston Celtics, che ti chiami Real Madrid, tutte le squadre hanno dei momenti di difficoltà durante l'anno, si chiamano le cosiddette crisi. Li avremo. La nostra definizione di stagione si vedrà in quei momenti, quando rientreremo tardi nella trasferta, avremo perso un volo, trasferta di coppa, non sarà andata bene, dovremo reagire in qualche modo con la partita in casa che gli altri inizieranno con sei bombe, che ogni tanto succede. Parigi è abbastanza magico quando ci sono le squadre che vengono in trasferta. La nostra stagione verrà definita da quel punto di vista, e per far tutto questo ci sono delle dinamiche che noi dovremmo essere molto attenti per costruirle. Allora ti chiedo la domanda che si fa sempre ai direttori sportivi, ai general manager: tu sei soddisfatto, senza vederli, senza averli ancora visto sul campo, di quello che hai costruito, cioè gli obiettivi che volevi raggiungere, la tua idea di squadra che avevi in testa, che forse solo tu sai esattamente da cosa parte? Tu sei soddisfatto di questo Natels? Non solamente io, ci tengo a dirlo, che come sempre, come ho detto tante volte l'anno scorso, la responsabilità è mia. Noi siamo fortunati di lavorare in un club così, dove siamo fortunati di avere una proprietà così, da una presidente presente a dei soci, parlo di Graziano e Enrico, che sono estremamente disponibili. Però la cosa bella a Palestra Reggiana è che ognuno fa il suo ruolo, la proprietà fa la proprietà, lo staff tecnico fa lo staff tecnico. Però alla fine sono io responsabile di quelli che sono i risultati per quanto riguarda la parte del campo. Di tutti i risultati, però il risultato che tutti si aspettano è quello della squadra. La squadra viene formata con molta attenzione da quello che è lo staff. Cerchiamo di coinvolgere tutti in questo Priftis, la dimostrazione di come comunque sente le persone, le ascolta, ci parla. È stata un'estate non semplice per tutti, perché sempre al telefono, interviste, parlare, informarsi. Però siamo soddisfatti perché nei momenti un po' difficili della nostra estate, quando si stava andando in alcune direzioni, quando abbiamo fatto fatica in alcune situazioni, ci siamo detti una cosa che era un po', ci siamo portati dietro alla storia, che è sempre da ricordare. Le buone stagioni, in qualche modo, per quello che mi è stato detto qui a Reggio Emilia, me lo ricordava Filippo Barozzi su questo, per quanto ho condiviso con Priftis nei nostri anni, ma anche prima nella mia storia, le buone stagioni ti salvano quando hai a che fare con buone persone al tuo interno. Magari alcuni di questi non sono stati dei fenomeni, però comunque ti potevi fidare di loro. Una delle cose che abbiamo cercato di dare molta, molta importanza è quella lì. Le persone che abbiamo portato, sono tranquillo che sono persone che comunque sono in gamba, con cui ci possiamo anche stimolare ad alzare l'asticella. Questo mi fa stare tranquillo. Da lì a poi dire come andranno le cose. Non sono un mago, però so dirti che queste persone lavoreranno nel modo corretto. Il prossimo anno ci sarà anche una coppa. Allora ti chiedo anche la scelta della BCL. Si era parlato inizialmente Eurocup, e poi sappiamo che l'Eurocup non è sempre a disposizione di chi vuole andarci, e allora ti chiedo un po' che scelta è stata. È una coppa che ti lascia tempo, nel senso che si gioca in 3 mesi, 2 mesi e mezzo, quindi anche il discorso doppio impegno, stanchezza, eccetera, probabilmente sarà concentrato più verso dicembre, ma poi ti lascia un po' di spazio. È anche questa l'idea
della scelta della coppa? Ce ne sono tante di idee, le abbiamo studiate tutte. Non voglio entrare perché ci vorrebbero veramente 2 o 3 ore su come la pallacanestro europea in questo momento, secondo me, è incasinata, dove vedi una federazione internazionale, una Eurolega che sta andando in direzione, non c'è. Io vivo e penso che le cose si devono sempre fare assieme. Sarebbe più semplice, perché mi metto sempre la parte dei tifosi, no? C'è una semplicità del calcio dove sai che quando arrivi a quella posizione, anche se ti chiami Bologna, vai a farti la Champions League, e questo è tutto più facile per i nostri tifosi. Abbiamo scelto la Coppa, la Champions League, perché ritenevamo fosse una Coppa di alto livello, sicuramente prestigiosa, con un format da un punto di vista più semplice, con delle insidie, perché se in Eurocup, che hai 18 partite, ed è una Coppa secondo me altrettanto prestigiosa, che ho avuto la fortuna di farla molte volte, di raggiungere anche le finali, perdi una partita, 2 partite, 3 partite, comunque la chance ce l'hai. La Champions League ha un format dove comunque ci sono meno partite, però le partite sono molto molto importanti. Perdere una partita in Champions League è un po' un problema, per cui lì la concentrazione la devi sempre tenere. Però continuiamo a essere un club che vive di allenamenti e di lavoro. Il fatto di avere una routine nostra dove durante la settimana possiamo veramente lavorare su quelle che sono i nostri fondamentali, le nostre cose, far crescere i giocatori, se per questo momento di crescita di Pallacanestro Reggiana la trovo molto più adatta a quella che è la nostra filosofia. Avete anche già aperto la campagna abbonamenti, una rivoluzione per Reggio, proprio in questi giorni abbiamo raggiunto i 1.000 abbonamenti, c'è tempo poi fino ad agosto, poi si riprenderà la prelazione fino ad agosto, poi ovviamente inizierà la vendita libera. E allora ti chiedo anche le scelte che avete fatto, divisi settori, avete calato alcuni prezzi, ne avete aumentati altri, è un po' la BG ancora più settoriale per dare spazio e per adattarsi anche al mercato probabilmente del ticketing che sta evolvendo. Sì, la parola evolvere, evolversi, penso che sia fondamentale su tante cose. Non deve essere una cosa che deve essere fatta per forza, anzi, deve essere fatto che ogni tanto devi fare dell'analisi, di vedere dove stanno andando le cose, di vedere e sottolineare sempre che la nostra fortuna sono i nostri tifosi. Questo lo mettiamo sempre come prima cosa. Noi quest'anno abbiamo veramente passato tanto tempo tra di noi a parlare di come possiamo avvicinarci di più ai nostri tifosi, come possiamo conoscere di più i nostri tifosi. Ci siamo dotati di alcuni strumenti che ci permettono in qualche modo di avere un rapporto più diretto con i nostri tifosi, che sono veramente la nostra, io li chiamo un po' gli eroi, perché alla fine sono sempre lì, alcuni dei nostri tifosi, ma anche alcuni dei nostri sponsor. Sono da tantissimi anni, hanno un senso di appartenenza incredibile e questo lo trovi in posti speciali come Reggio Emilia, che quest'anno tra l'altro festeggiamo anche il nostro 50esimo, per cui ci sono tantissime cose in questa stagione sono fondamentali per noi. Il cambiamento è stato fatto perché un po' tutte le squadre vanno in quella direzione, quella di cercare di aprire la campagna abbonamenti prima, abbiamo cercato di dividere quelle che erano le varie posizioni del Palabici, che comunque ha avuto delle ristrutturazioni, posizioni che magari non erano mai state cambiate. Siamo estremamente contenti di come sta andando la campagna abbonamenti, c'è sicuramente più tempo. Da quelli che erano i numeri, ho visto che tantissime persone hanno apprezzato anche la proposta a noi di fare un full, sia per quanto riguarda il campionato italiano, per quanto riguarda la Coppa, con un piccolo maggioramento per la Coppa, per cui sono molto tranquillo di quello, però io ho sempre questo rammarico che devo in qualche modo restituire qualcosa. E come lo faccio? Sicuramente sulla qualità dell'esperienza della partita abbiamo tante idee, ci sono dei cambiamenti su quello che ci permette in qualche modo il nostro bellissimo palazzo. Dove comunque non è mai facilissimo, non è facile in Italia perché le strutture sportive in Italia sono estremamente vetuste e difficili, però ci proviamo, questo è quello che ci insegna lo sport, cercare di migliorarci e subito cercare di dare qualcosa indietro sia ai nostri partner che ai nostri tifosi. Siamo curiosi, cosa avete in pentola? No, ci sono dei cambiamenti sia sulla parte hospitality, ci piacerebbe diventare sempre un po' più emozionanti su quello che è il momento partita. Una presentazione fatta in un certo modo. Sappiamo che ci sono delle difficoltà strutturali. Ci tengo a dire che i nostri discorsi, i nostri incontri, i nostri approcci con l'amministrazione
sia con l'assessore Mondavalli che con il sindaco Massari sono ottimi. Ho riscontrato, ma da quando sono arrivato qui, sinceramente, una grande disponibilità. Sappiamo che non è mai facile fare gli amministratori di una città, però c'è una grande attenzione di quelli che sono i valori di questo club, che spesso ci si dimentica che non sono solo quei giocatori che scendono in campo, ma sono tutte le mille attività che facciamo, dal settore giovanile a tutta l'attività sul terzo settore, e che ci fanno anche in qualche modo essere orgogliosi di portare in giro il nome di Reggio Emilia per l'Italia e anche da quest'anno all'estero. Ed entrate l'hai anticipato nella stagione dei 50 anni. Ci sono già delle iniziative programmate a settembre, la proiezione del film in Piazza Prampolini, è un momento importante. 50 anni è la società più longeva nel campionato di Serie A, arriva a 50 anni in un momento dove molte piazze fanno fatica, cambiano. Vediamo anche quest'anno, insomma, cambiamenti societari che sembravano, insomma, una ventata d'aria fresca, che adesso sembrano degli incubi, senza voler ovviamente far nome col massimo rispetto, però insomma. È un anno importante per voi, lo iniziamo il 3 di settembre con questa proiezione di questo film. Sì, è stata una bellissima idea. Penso che il futuro in qualche modo deve essere delineato da quello che è la storia, dalle persone che sono passate prima di te, e qui, insomma, di storia ce n'è molta, ce n'è tantissima. Insomma, l'idea della Presidente è stata di, appunto, di coronare un po' questo percorso anche con un bellissimo film e coinvolgere tutta la città, i nostri tifosi. Il 3 di settembre lo presenteremo alla città, assieme alle autorità cittadine e anche regionali, dove la regione, anche questa è una nota che ci tengo a dire, ci è sempre stata molto vicina. Siamo orgogliosi di avere la scritta Sport Valley sulla maglia, perché unisce la nostra stessa filosofia di mettere, insomma, i valori dello sport sono sempre importanti. Per cui tante iniziative, ne avremo anche tante altre durante l'anno. Una volta in più, ci carica di responsabilità tutto questo, dobbiamo essere noi bravi in qualche modo a dare il meglio di noi in ogni occasione. E avete anche presentato settimana scorsa la nuova struttura del settore giovanile. C'è una cosa che mi ha colpito: far allenare l'Under 19 al Palabigi, fare intersecare dei momenti di allenamento dell'Under 19 con la prima squadra per renderlo proprio un contenitore, un travaso automatico per preparare anche questi ragazzi su cui si investe tanto a un eventuale, non detto, ma un eventuale futuro da professionista. Anche questo è un piccolo dettaglio che però nella conferenza di settimana scorsa mi ha colpito molto. Sì, agli amici da Claudio Sarti, agli amici di Onde Chiare, ci tengo a dire che sposo in pieno la loro filosofia di far diventare, e di fatto è già diventato quest'anno, la vera casa dello sport di Reggio Emilia. Perché, insomma, non ci gioca solo Pallacanestro Reggiana, assolutamente. E l'obiettivo è di cercare di portare altre realtà. È stato bellissimo, ad esempio, vedere le ragazze di Puglianello giocarsi una partita di playoff. Prossimamente, se non provi, no? Tante volte noi abbiamo dei blocchi, l'idea di uscire un po' ogni tanto dalla scatola e pensare qualcosa, no? Tante volte ci mettiamo noi dei limiti sulle cose. O vediamo le cose solamente essere comunque inclusivi nei confronti di anche altre società della città, del territorio, secondo me è la strada giusta. Noi l'abbiamo fatto al nostro interno, perché non ti nego che comunque la difficoltà, faccio un assist per quello che può essere futuro e casa biancorossa, il fatto di stare vicino all'interno, non utilizziamo tutte quelle possibilità, secondo me, che possono far crescere al meglio i nostri giovani. Ti faccio un esempio: il valore per un ragazzo giovane di magari allenarsi dopo, l'anno scorso Langston, ma quest'anno che vedrà la serietà dell'approccio al fare gli esercizi di Jamal Smith, di Michele Vitali. Poi magari, se mi dai 2 minuti, vorrei dire due cose di Michele, di Sasha, di Matteo, di Lorenzo. Cioè, il fatto di vedere questi grandi campioni e emularli, noi possiamo, anche i nostri allenatori che sono bravissimi, puoi dire tante cose ai giovani, però l'esempio visivo che possono avere. Lo vogliamo fare al prossimo anno, quando l'Under 19 sarà subito dopo l'allenamento della prima squadra, e ci dovrà essere in qualche modo una sorta di comunicazione tra le varie realtà. Non a caso quest'anno Marco Rossetti, che fa parte dello staff della prima squadra, avrà la possibilità di allenare l'Under 19, dove anche tutti gli altri allenatori vorremmo fossero coinvolti, perché alla fine
non solo il nostro claim, lo dice We Are One, però veramente cerchiamo di essere una famiglia e questo per noi è fondamentale. Vitali, Killo, infatti li avevo lasciati per ultimi, avete fatto un'operazione molto chiara con alcuni di loro, estensione del contratto, quindi rinsaldare ancora di più quella base di giocatori che l'anno scorso sono state parti fondamentali di questa squadra. E allora ti chiedo appunto Michele, Uglietti, Killo, e dopo hai già parlato di Momo Faye, ma ti volevo chiedere un'altra cosa su Momo. Parto dal nostro capitano che magari no, io non ho letto, non so, non ho seguito molto, se, e poi una cosa ci mancherebbe, se sono state risaltate sue, me lo dirai te, l'anno scorso, la sua dedizione, la sua voglia di dare una mano in varie cose, sia fuori dal campo che in campo. Logico, per tutti i nostri tifosi hanno visto più quello che era il Michele in campo, dove ha sempre cercato di difendere sull'attaccante più difficile, di dare una mano, di passare la palla, per me ha fatto un lavoro incredibile. Michele si merita di rimanere qui ancora molti anni, fino a quando avrà la salute e la voglia che in qualche modo gli auguriamo tutti, perché ha sposato in pieno quelle che sono, insomma, la nostra filosofia, l'ha saputa in qualche modo trasmettere anche agli altri. Sono partito da lui perché con grande orgoglio ti dico che sia lui che Sasha hanno fatto un bellissimo percorso quest'estate con la nazionale di Gianmarco Pozzecco, hanno dato una grandissima mano e sono arrivati praticamente anche agli ultimi tagli, e anche quella è una dimostrazione, insomma, di quanto ci tengono, per cui siamo molto contenti di averli. Sasha, logico, è un po' in qualche modo, Sasha avrà molto spazio il prossimo anno, perché è un ragazzo che ha tantissime qualità, quella fisicità, quell'energia, non si trova tanto facilmente. Siamo innamorati di lui, ci piace tantissimo. È stata, secondo me, un'annata dove con i gomiti, con le unghie, ha cercato di tirar fuori il più possibile anche a livello di spazio. Il prossimo anno avrà sicuramente molto spazio e siamo tutti molto curiosi di vedere come riuscirà a fare, ma anche tranquilli, perché è un ragazzo che dà sempre il massimo. E poi ci sono, insomma, i due che, insomma, li abbiamo visti compagni di squadra in altre occasioni, mi viene in mente a Treviso, dove hanno sempre fatto bene. Sono due ragazzi speciali che hanno saputo interpretare al meglio quello che è il loro ruolo. Un'altra cosa che sottolineo anche che va data a merito al coach è quella che in più di una partita li abbiamo visti anche terminare le partite, no? Per cui secondo me non c'è un discorso di gregari, giocatori, è chi in qualche modo riesce a darti qualcosa e te lo porta. E abbiamo diviso in qualche modo le responsabilità, non c'era solamente Langston, non c'era solamente Tariq, non c'era solamente Jamar, però c'erano anche un po' il contributo, si vedeva da tutti. Tutti, quando sono stati chiamati in causa, hanno fatto bene. Tenerli qui a Reggio Emilia era il minimo che potessimo fare. Ti volevo chiedere una curiosità su Momo Faye. Hai ricevuto delle richieste questa estate per Momo Faye? Perché io non posso credere che un giocatore come Momo, dopo la crescita in così poco tempo, oggettivamente non normale per linearità e per picco che ha raggiunto, che nessuno si sia girato a dire, anche se è straniero ma non mi interessa, è un giocatore forte, chiedo a Pallacanestro Reggiana, chiedo a Faye se, perché io ho avuto paura. Detto che quest'inverno è successo anche che delle società sono andate direttamente scavalcando a contattare i giocatori, che è una cosa che in teoria non si fa, però succedono anche queste cose. In questo caso la crescita di Momo, secondo me, la stiamo curando in tre. Pallacanestro Reggiana, lo stesso Momo e l'agenzia che rappresenta Momo, perché comunque è un percorso di crescita, di sviluppo e anche di quelli che sono obiettivi futuri, perché comunque è un ragazzo di adesso 19 anni che ha dei margini e può veramente, insomma, fare un percorso di un certo tipo. Per cui l'unione di intenti è sempre stata molto simile tra di noi, ci siamo confrontati molto, eravamo informati su tutto. La decisione di dargli spazio e visibilità anche su quella che è stata la sua estate è stata una decisione che abbiamo preso tutti e tre assieme, perché ritenevamo giusto comunque dargli questa possibilità. Eravamo anche ben consci che il lavoro non è stato portato a termine, è stato un anno buono, che secondo me lui è stato molto bravo. Do un po' di meriti, tanti meriti anche a Pallacanestro Reggiana e allo staff, che hanno dato spazio a un ragazzo che non aveva mai fatto un minuto in Serie A
non in Serie A, a livello senior, e gli è stato dato subito una posizione in campo, con la giusta pazienza, garante caratteristica di Momo, che è uno che si fa voler bene dai compagni, e secondo me questo ti fa capire che il ragazzo è sveglio. Speriamo, mancano 15 giorni, raduno appena dopo Ferragosto, sì. Open Day a fine agosto, poi inizieranno le amichevoli, ci sarà l'amichevole classica di Castelnuovo Monti il 3 di settembre, ci sarà una partita in provincia a Scandiano contro Cremona, insomma l'elenco delle partite, giocherete i soliti tornei, insomma affronterete anche squadre piuttosto toste, sì. Perché insomma la Trapani... Sono tutte toste in Italia in questo momento. Vero anche quello. Sono tutte toste quello. In Italia in questo momento. E poi si inizia con... adesso non ti chiedo il commento sul calendario perché io faccio parte di quelli che tanto dice che alla fine le incontri. So, la prima partita contro giochiamo. Esatto. Io conosco la prima. Però sicuramente il fatto di aver confermato un bel blocco farà sì che probabilmente Pallacanestro Reggiana avrà, se tutto andrà come deve andare, quell'abbrivio che potrebbe darle qualcosa in più all'inizio. Insomma, me lo auguro veramente. Poi da dire al fare ci vedo tante cose. Preparazione ho viste di tante, di tutti i colori in vita mia. Allenatori che caricano poco, all'inizio vanno, squadre che poi a dicembre iniziano a avere i cali. Anche lì continuo a dire, dal primo giorno dobbiamo avere una certa mentalità di come si fanno le cose, di come entri, di come metti il primo piede in campo, anzi, dallo spogliatoio. Quando apri quella porta lì, sai che devi entrare in un posto dove ci deve essere un'energia che dici io sono pronto a combattere contro tutti. Ed è una cosa che ci vuole del tempo per costruirla. E questo ti permette di avere le stagioni positive, supportare uno con l'altro in qualche modo, ogni tanto anche avere la pazienza di saper di non reagire agli stimoli che ci sono attorno, perché al nostro interno in qualche modo cerchiamo di creare delle criticità, perché queste fanno parte. È come scendere le piste, non voglio fare gli esempi dello sci, la classica pista dove ci sono tante gobbe, non è tarata benissimo, lì veramente cadi, ti tiri su, di esempi di questo tipo ne ho, devi creare quella voglia lì di competere e di non dargliela su, che è fondamentale nello sport. Bello l'inizio, mi fa piacere che hai un po' raccontato anche che, insomma, prima di tutto ci tengo a dire, la nostra prima partita a Castelnuovo Monti è un momento straimportante per una città dove siamo legati, che fa parte della nostra storia. Per anni e anni abbiamo fatto la preparazione lì e dove vogliamo continuare a fare la nostra prima amichevole. Quest'anno sarà contro la Fortitudo, però sarà anche stimolante. Poi anche Scandiano, vorremmo aumentare anche in futuro la nostra presenza nei comuni del territorio, perché siamo una realtà del territorio. Lo facciamo dal primo giorno anche con dei ragazzi del settore giovanile. Questa è una cosa che quando vedo questi ragazzi che per la prima volta vengono in prima squadra, personalmente a me, ma a tutta la società, fa veramente tantissimo piacere, perché noi dobbiamo guardare a questi ragazzi che sono veramente il nostro futuro. E allora in bocca al lupo, perché adesso è finito il lavoro estivo, ma inizia quello sul campo, forse più divertente, non lo so. Sì, molto più divertente. Lo aspettiamo veramente con grande emozione. Viva il lupo! Grazie Claudio Coldebella per essere stato con noi questa serata di calda estate, per aver insomma dipanato un po' tutte le vie che hanno portato alla creazione di questa Una Hotels, che come abbiamo detto inizierà davvero tra poco a scaldare i motori, e poi non sembra, ma alla fine manca un mese e mezzo, poco più, all'inizio della stagione. Grazie ancora Claudio, davvero. Grazie a te Alessandro. Buon lavoro, perché adesso, come detto, inizia quello sul campo. Grazie a voi per averci seguito. Ovviamente l'appuntamento è con le partite di Pallacanestro Reggiana. Quando potremo, sapete che le daremo e vi daremo la diretta delle partite. Cerchiamo di farne il più possibile, insomma, anche perché l'entusiasmo è tanto e la voglia di vedere questa nuova squadra, come sempre, è davvero tanto. Allora, ai prossimi appuntamenti con Pallacanestro Reggiana, grazie a Fabrizio Battaglia in regia, e l'appuntamento è con i prossimi appuntamenti di Basket Time e del basket targato Pallacanestro Reggiana. Grazie e buona serata.